col tram Nettuno arrivato a dicembre sono diventati 6 i tram in linea, di cui 5 quelli revampizzati. Il progetto di riqualificazione delle vetture è partito nel 2021, però su 15 sono state riqualificate solo 5 vetture. Sì, è in arrivo comunque la sesta vettura revampizzata e quindi andremo a 7 vetture che saranno in linea, io immagino già per fine marzo, nel senso che la vettura arriverà a fine febbraio, inizio marzo, il tempo dei collaudi, e poi dovremmo andare in linea a fine marzo. Questo per quanto riguarda l'attività di revamping delle vetture tranviarie. I tempi di attesa del tram sono ancora troppo lunghi. Il progetto di riqualificazione delle 15 vetture è rimasto fermo a 5, è andato un po' a rilento. Sì, è andato un po' a rilento per una serie di motivi tecnici, li stiamo recuperando. Anche la recente tram che abbiamo inaugurato, forse anche insieme a dicembre, ha avuto dei piccoli problemi che sono stati poi risolti. L'hanno messo in linea un paio di giorni fa. C'è un po' di ritardo che stiamo recuperando. L'obiettivo principale è quello di arrivare a chiudere quanto prima il progetto per diminuire appunto il tempo. Per quanto riguarda la riqualificazione della linea tranviaria, oggi abbiamo finalmente sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicataria. Quali sono attualmente i nodi più critici della linea tranviaria? Nodi ce ne sono tantissimi. Noi è stato fatto intanto, diciamo, uno stralcio nell'attesa che il Ministero ci faccia avere il parere definitivo, quindi cominceremo dal Viale San Martino, poi avremo via Vittorio Emanuele, Viale della Libertà, verranno riqualificati i capolinea sia sud che nord, si faranno quegli interventi relativi allo smaltimento delle acque in alcune zone della città, si farà per esempio sul lungomare l'adeguamento altimetrico della linea rispetto all'altezza, diciamo, del manto stradale, quindi del percorso stradale. E si comincia da qua, nel momento in cui arriverà il parere, ma riteniamo sia veramente cosa di giorni, ci parlano di qualche settimana ancora, e possiamo fare anche l'intervento di riqualificazione di Piazza Repubblica, diciamo della stazione, con il nuovo percorso che lì avrà il tram.